Buongiorno, inizio la diretta un paio di minuti prima. Stamattina ci sono io e aspettiamo un po' che le persone si connettano stamattina. Buongiorno. Eccoci qua, incominciano Diana, Donato. Faccio solamente una condivisione mentre voi vi connettete. Condivisione della meditazione del nostro incontro di stamattina sulla pagina di Ollin, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno. Allora, condividi su una pagina. Stamattina qua a Bologna, ma penso anche da voi, sì, c'è il cielo nuvoloso, quindi troverete una luce un po' diversa dal solito. Eccoci qua, condivido solamente il link un momento e sono da voi. Ok. Bene, buongiorno, buongiorno Lara. Buongiorno Nadia, buongiorno Daniela, intanto vi guardo sul computer. Eccoci. Bene, stamattina, una mattina nuvolosa, ma almeno la terra ha avuto un attimo di respiro da questo sole cocente che ci ha accompagnato negli ultime 2 settimane. Buongiorno. Buongiorno Vincenza, Sara, Lucia, buongiorno Lucia. E questi giorni di pioggia che ci hanno un po' ritirato dentro, no? Allora aspetto un po' che si connettano tutti. Eccoci, buongiorno. Stamattina ho deciso di stare per terra perché non volevo accendere la luce elettrica, mi piace la luce naturale e siamo vicini alla finestra, così ci illumina. Se non sentite, me lo dite perché sto usando il cellulare, non il computer, in modo che vi vedo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Mariangela, ciao, Angela, Raffaella. Fantastico, ci siete tutte. Allora, intanto, mentre le persone si continuano a connettere, volevo un po' iniziare con un ringraziamento. Volevo ringraziare innanzitutto i ragazzi dell'Accademia che hanno fatto le meditazioni fino ad oggi e veramente un grazie di cuore perché so quanto gli è costato, perché sembra semplice, ma vi assicuro che fare le dirette non lo è. Soprattutto per chi non è abituato, ma non solo fare le dirette, ma anche condurre una meditazione che non è per niente scontato. E siete stati tantissimi quelli che si sono connessi, quindi i ragazzi davvero si sono messi in gioco. Quindi io ringrazio Giorgio, ringrazio Stefania, ringrazio Alessandra che per quanto non ha ancora fatto le meditazioni direttamente, ma ci ha sostenuto tantissimo da dietro. Anche le bellissime foto che fa e quindi sono molto contenta anche che tutti quanti avete dato fiducia a questo momento della domenica mattina. E quindi grazie veramente. I ragazzi dell'Accademia sono fantastici. Io credo che fare un percorso su di sé richiede tantissimo anche il fatto di mettersi in gioco quando c'è bisogno. E soprattutto nei tempi che stiamo vivendo, no? Quando c'è proprio bisogno di unione, c'è proprio bisogno di creare degli spazi dove ci uniamo senza pretese, quindi nella semplicità e nell'umiltà veramente di ciò che siamo. Quindi mi piacciono le dirette perché ogni tanto salta la linea, qualcuno si emoziona, si balbetta un po', non si legge bene. Ma è la bellezza, no? Di questi momenti in cui siamo autentici e siamo veramente noi. Quindi
Quindi grazie ragazzi, veramente. Aggiungeremo al gruppo anche qualcun altro perché abbiamo intenzione di continuare. E almeno la domenica mattina sarebbe bello e ci piacerebbe, insomma, che fosse un momento di condivisione un po' per tutti quanti, questa mezz'ora che ci dedichiamo proprio per connetterci insieme. Quindi al di là della meditazione in sé, è proprio un momento in cui uniamo i nostri cuori e credo che nell'era che tanto viene reclamata e descritta, no? La futura era dell'acquario in cui siamo in transizione richiede assolutamente delle azioni, non soltanto delle parole. L'acquario non è tanto di parole, nonostante sia un'energia di comunicazione, è la comunicazione veloce, la comunicazione spesso attraverso internet, appunto. Proprio perché vuole arrivare a un collettivo, questo è l'acquario, l'acquario lavora sul collettivo, quindi noi non possiamo continuare a fare le cose da soli se vogliamo veramente abbracciare questa energia e per fare le cose insieme sicuramente dobbiamo mettere un pochino da parte i nostri eghi che hanno tanto bisogno di riconoscimento, hanno tanto bisogno di essere visti, hanno tanto bisogno di essere apprezzati. E questo vale per tutti ed è estremamente umano, no? E abbiamo bisogno di metterli un po' da parte per cercare di unirci in un modo un po' diverso, no? In un modo un po' più di cuore, perché l'acquario vuole come energia proprio quella di andare oltre le proprie ferite, che sono ferite molto profonde, tra l'altro, perché l'acquario lavora con Urano, no? L'energia di un archetipo, di un pianeta che abbiamo tutti dentro, chiaramente un archetipo di noi stessi che è in contatto con le ferite più profonde. E queste ferite più profonde sono proprio quelle da cui l'ego ci difende quando siamo bambini e quando siamo adulti però la difesa da queste ferite profonde non ci permette di tornare a casa, non ci permette di tornare alla nostra essenza. E quindi per fare questo passo noi abbiamo bisogno veramente di superare un pochettino l'ego, che non è né da distruggere né da eliminare. A noi ci serve un'identità per vivere su questa terra, ci serve tutto quello che abbiamo. Cioè, come siamo fatti non è sbagliato, anzi, assolutamente, ci serve tutto, ma tutto ha una sua funzione, no? Ogni aspetto di noi ha una sua funzione specifica, imparare a conoscerci come funzioniamo, imparare a conoscersi profondamente dentro e come queste facce di noi, diciamo così, queste strutture ci servono in momenti specifici e in altri le possiamo semplicemente un po' abbandonare e rilassarci nella nostra verità. Bene, vedo che siamo abbastanza, vi voglio dire un'altra cosa. La nostra accademia è nata sotto la spalla, sotto il cappello di un'associazione che si chiama Semi di Luce Blu e che sicuramente molti di voi conoscono. Semi di Luce Blu è nata da una mia idea 5 anni fa, sì, nel 2015, e quando ero da sola ero appena tornata dal Messico dopo 10 anni che non ero in Italia e sempre dentro di me c'era questa inquietudine di creare un punto di riferimento che fosse veramente una unione di cuori, un'unione di cuori e un'unione di intenti. All'interno di Semi di Luce Blu, che è rimasta latente in realtà per diversi anni, finché grazie anche all'incontro con la Lara e all'incontro con Francesco Akash, abbiamo in un qualche modo unito un intento comune, che poi si è trasformato con Lara Mantia, la mia grandissima amica di cuore, che ha reso possibile l'inizio, no, della manifestazione di un sogno che io ho sempre avuto, quindi la creazione dell'Accademia. Oggi io sento che Semi di Luce Blu può espandersi ulteriormente, perché l'idea iniziale è sempre stata quella di creare questa collaborazione che oggi comprendo di essere questa nuova energia, no? Che sta entrando, che entrerà e che si vorrà radicare dentro di noi. Questa nuova energia, come dicevo prima, è l'energia appunto molto acquariana, quindi di collaborazione attraverso un intento comune. Quindi ho intenzione di fare alcuni cambiamenti
di riordinare, diciamo così, la mia pagina, di riordinare probabilmente la mia vita, allineandola con l'intento di creare veramente un gruppo che possa, appunto, mettendo un po' l'ego da parte, che possa collaborare e possa creare qualche cosa dove la base di quello che si vuole creare è l'etica, cioè l'etica di un mondo come noi lo vorremmo, come l'abbiamo sempre sognato, e io credo che è arrivato il momento di iniziare a mettere questi semi e di iniziare a coltivarli. Quindi questi semi io credo che sono già presenti dentro ognuno di noi e dentro molte persone che mi seguono, ma che io incontro nella mia vita, sui social, nella realtà, che è la realtà che noi abbiamo bisogno di manifestare, ok? Abbiamo bisogno di manifestare il nostro cuore nella realtà più che sui social. E quindi io credo che quello che è accaduto in questi 2 mesi non è qualche cosa che ha in realtà, come dire, attivato qualche cosa che non c'era prima, ma grazie al virus, che veramente io oggi ringrazio, è venuto fuori quello che, diciamo, rimaneva sotto. C'era già prima il malcontento, c'era già prima la frustrazione, c'erano già prima le problematiche probabilmente economiche, perché abbiamo creato un sistema che non funzionava più e adesso lo stiamo vedendo tutti quanti. E vederlo sicuramente è il primo passo per poter fare poi delle azioni concrete per cambiare le cose. È chiaro che questo è solamente l'inizio di una grande crisi, probabilmente, che è appena iniziata e che ancora non tocchiamo con mano completamente, e quindi ci sarà bisogno di noi, ci sarà bisogno di noi nella realtà più che nell'immaginazione. Quindi è veramente arrivato il momento di, credo, unirci, mettere da parte un pochino il nostro ego e collaborare insieme veramente per un intento comune che abbia come base veramente il cuore, e quindi tutto ciò che è il cuore, il rispetto, l'ABC della vita, di come dovrebbe essere la vita per tutti quanti. Quindi prendersi cura di noi. Oggi c'è una bella luna in Vergine che sta per uscire, quindi il prendersi cura degli altri non può evitare di parare prima a prenderci cura di noi, altrimenti il prenderci cura degli altri non sarà reale. Non sarà reale, saranno solo parole, come abbiamo fatto in molti fino ad oggi, e oggi abbiamo veramente bisogno di azioni concrete. Bene, non vi porto più in là, la situazione energetica ormai la sapete, il campo magnetico continua a sballare, spesso la sonda non trasmette più, quindi quando non trasmette sappiamo che ci sono delle perturbazioni importanti, ma al di là dei dati, io sono certa che ognuno di noi sente queste perturbazioni dentro. L'ultima luna nuova in Gemelli è stata veramente potente, ha tirato fuori tantissime cose da dentro, proprio quella melma che rimane sotto e che sembra non finire mai. In realtà noi siamo fatti a strati, e quindi questi strati inevitabilmente ogni volta che ne sciogliamo uno andiamo sempre più dentro. Ricordiamoci che lavoriamo nell'individuo, ma siamo connessi a un collettivo, quindi è inevitabile che continuino ad arrivare delle cose, che continuino ad attivarsi delle cose dentro di noi, e non ci dobbiamo mai dimenticare che nonostante la via di uscita è dentro, noi dobbiamo sempre stare molto attenti al fuori, perché il fuori è il nostro metro. Il fuori sono i nostri stimoli che ci permettono sia di leggere dentro, ma anche di comprendere come stiamo a livello collettivo, e noi siamo tutti connessi continuamente. Questo è molto molto importante. Quindi ci deve essere sempre un equilibrio tra ciò che io sento dentro e ciò che io sto vedendo fuori. Mai perdere l'attenzione alle due parti, perché il dentro e il fuori sono inevitabilmente interconnessi e non si possono staccare tra di loro, ovviamente. Se noi stiamo solo dentro ci perdiamo, ovviamente. Se stiamo solo fuori ci perdiamo. Quindi adesso è proprio il momento di unire le parti, unire i mondi. Ho scritto un articolo sul periodo dell'eclissi, siamo dentro al periodo dell'eclissi, direttamente attivato dall'ultima luna nuova in Gemelli, durerà appunto fino al 15 di luglio. L'energia è forte. Il 5 di giugno, cioè venerdì, avremo la prima eclissi, che sarà nel nuovo asse
Sagittario Gemelli. E, dopodiché il 6 di giugno entriamo nel mese del cuore, quindi cambiamo energia. Di solito giugno è un mese un pochino più rilassato, andiamo a vedere se sarà veramente così per tutti, magari per alcuni sì, magari per altri no, non siamo tutti uguali, stiamo vivendo dei processi diversi e quindi va bene tutto, è tutto giusto. Quello che viene risvegliato dentro di noi è sempre giusto, non c'è nulla di sbagliato. Se si risveglia qualcosa è perché dentro di noi esisteva già prima e quindi va semplicemente guardato, accolto e osservato. Volevo anche ringraziare Massimiliano e Jenny che ci seguono sicuramente in questo momento, che mi stanno aiutando molto a mettere ordine dentro di me e sicuramente anche fuori. Sono delle persone, dei fratelli e sorelle, Jenny, che sono presenti nella mia vita e che sono estremamente importanti, quindi io li ringrazio e loro sanno benissimo perché. E, bene, io inizierei la meditazione, vi ho preso un po' di tempo, mi sembrava importante parlare di queste cose. Vedo che siamo abbastanza. Stamattina vi voglio fare una meditazione di coerenza cardiaca. È semplicissima e vi assicuro che potete inserirla come pratica veramente di tutti i giorni. È una pratica che vuole mettere in allineamento il nostro cuore con la nostra mente. Questa è la coerenza cardiaca, ma la coerenza cardiaca include anche il mettere in allineamento tutte le altre parti di noi, che sono anche le parti sottili, quindi le nostre emozioni, quindi quello che sentiamo anche a livello fisico. Nel momento in cui noi coltiviamo la coerenza cardiaca e ricordiamoci che siccome nessuno di noi è Buddha al momento e quindi non siamo illuminati, noi è inevitabile che usciamo dalla nostra coerenza, è inevitabile che lo stato meditativo, lo stato di respirazione, lo stato interiore di spazio, perché noi siamo spazio, avete presente come è fatto un atomo? Un atomo è un piccolissimo nucleo con degli elettroni piccolissimi che girano intorno, ma in realtà c'è molta meno materia che vuoto. Ciò vuol dire che noi siamo composti da molecole, composti da elettroni, poi da in realtà particelle ancora più piccole, ma non sto a entrare in questo, e queste sono talmente piccole che creano uno spazio all'interno del quale questa materia gira. Quindi questo che cosa vuole dire? Che noi siamo molto più spazio che materia anche se ci percepiamo diversamente. E quindi questo spazio vuoto che abbiamo dentro è lo spazio dove siamo attraversati dall'energia, ok? Dove siamo in contatto con l'universo intero, che non è altro che energia in movimento, che crea forme, che crea elettricità attraverso le polarità, attraverso il magnetismo. Quindi noi abbiamo bisogno questo spazio di lasciarlo vuoto se vogliamo che questa energia ci attraversi e veramente se vogliamo allinearci con ciò che è l'universo che vive dentro di noi, non solo fuori, e torno a quello che dicevamo prima, come dentro così fuori, come fuori così dentro, come sopra così sopra, ok? Le leggi universali. Bene, questo spazio va coltivato, non è scontato che noi siamo in contatto con questo, quindi abbiamo bisogno di inserire nella nostra vita quotidiana delle pratiche che siano semplici, non abbiamo più bisogno con la vita che facciamo oggi, con la società come è creata oggi, con l'energia che c'è oggi, non c'è l'energia di 10.000 anni fa dove tutto era molto più lento. Immagino che tutti quanti vi state accorgendo di quanto sta andando veloce tutto e quanto sia difficile stare dietro a tutto quanto, no? Quindi in un mondo, in un'energia che va così veloce, noi non possiamo usare le stesse tecniche di 10.000 anni fa. È inevitabile che queste siano evolute e non perché siano meglio o peggio, ma semplicemente perché siamo in un altro tipo di energia. Ok, quindi abbiamo bisogno di pratiche semplici, di cose semplici da inserire nella nostra vita di tutti i giorni e che siano pratiche, perché tutti quanti andiamo a lavorare, fare le cose, ci sono le famiglie, ci sono i figli, ci sono i fidanzati, i mariti, le mogli
e siamo continuamente presi dalla vita di tutti i giorni, quindi abbiamo bisogno di pratiche semplici da inserire nella nostra vita. Questa è una pratica semplicissima che potete fare tutti i giorni. Se volete riguardate il video, anche se è un po' lungo perché vi ho parlato di tante cose stamattina, ma sarà molto semplice anche ricordarvi semplicemente come si fa, perché ci vogliono veramente 10 minuti al giorno, credo che ce li abbiamo tutti da poter dedicare, ricordandoci che nel momento in cui la coltiviamo per noi stessi la stiamo mandando anche agli altri. Infatti stamattina la faremo per noi e ci sarà un momento in cui io vi dirò di trasmettere attraverso la vostra energia tutto quello che state sentendo dentro al resto del mondo. E se più persone possibili fanno questo, io vi assicuro che le cose possono iniziare a cambiare, altrimenti staremo solamente guardando il nostro orticello tutto il tempo, migliorando il nostro orticello, che è fondamentale, ma abbiamo bisogno di sentirci inclusi in una comunità. Noi siamo un collettivo, siamo 8 miliardi di persone, non ci possiamo dimenticare di questo. Non è che se Francesca Ollin ha capito delle cose allora il mondo cambia, ahimè non è così. Purtroppo io l'ho sperato per tanto tempo e sono rimasta anche molto delusa dal fatto che non fosse così. Quindi adesso mi sento proprio di portare tutto questo all'includere gli altri, ok? Nella nostra vita, all'includere gli altri, e chi sente che il cuore batte all'unisono con queste cose, lo inviteremo a partecipare, ok? Non è obbligatorio per tutti. Chi non sente questo cuore, non è importante, non è giusto, non è sbagliato, è semplicemente che ognuno di noi ha un processo che deve assolutamente rispettare. Noi dobbiamo rispettare il nostro sentire, questa è la prima regola del rispetto per noi stessi e quindi il sentire degli altri, se ci sono o se non ci sono in questo grande cuore che vuole incominciare a includere e non più a separare. Bene. Allora, vi mettete comodi, potete stare seduti, potete stare per terra, potete stare anche sdraiati nel letto, non importa. Dopo vi leggerò un po' di commenti che avete fatto, se ci sono delle domande vedo se riesco a rispondervele volentieri. E io mi siederò in posizione di loto, ma non è importante, potete stare veramente comodi, l'importante è che siete comodi, potete anche stare in piedi, non è importante, lo potete fare mentre guidate questa pratica, perché non dovete chiudere gli occhi, li potete tenere aperti di fatto, e l'importante è che iniziamo a respirare. Respirare è un qualche cosa che io vi assicuro sembra scontato, ma non lo è. Non lo è per nulla e credo che l'ABC della vita sia imparare a respirare. Se noi ci iniziamo ad accorgere quante volte entriamo in apnea, succede anche a me, entriamo in apnea e non respiriamo. Che cos'è che ci fa bloccare il respiro? Generalmente è una tensione, quindi un trattenere un qualche cosa dentro di noi, ok? Che ci impedisce di aprire i nostri polmoni. Ovviamente non sto a parlare di chi addirittura fuma. È chiaro che nel momento in cui stiamo fumando stiamo mettendo dentro di noi un altro tipo di energia che occupa spazio nei nostri polmoni, quindi non permette all'ossigeno di entrare completamente. Noi abbiamo bisogno di respirare sia con la pancia che con il nostro petto. Generalmente abbiamo due tipi di respirazioni, la respirazione di pancia è quella che noi facciamo di notte, è una respirazione che è, pensate, più naturale per le donne, meno naturale per gli uomini, che sono generalmente più portati a respirare di petto, quindi possono mettere la loro attenzione a riempire la pancia. A riempire la pancia ci porta a uno stato alfa, ci porta ad abbassare la nostra frequenza cerebrale e quindi ad entrare di più in un rilassamento che ci permette di entrare in ascolto del nostro cuore. La respirazione di pancia è quella appunto notturna, perché respiriamo con la pancia ed entriamo nel rilassamento che ci permette di dormire, appunto addormentarci. Lo stato alfa è lo stato che precede il sonno, quindi è lo stato tra quello che viene chiamato di dormiveglia ed è lo stato in cui noi entriamo in uno stato espanso di coscienza,
quello degli sciamani, quando nella ricerca della visione, per esempio, noi dobbiamo entrare in uno stato espanso di coscienza. Io vengo da una scuola dove non venivano usate le piante psicotrope, le piante medicina, perché noi la medicina ce l'abbiamo dentro, e mentre magari una volta o per alcune persone è necessario rompere la struttura mentale per entrare in questo spazio, in realtà se noi lo coltiviamo, e torniamo sempre lì, abbiamo bisogno di coltivare questo spazio per riuscirci a entrare più naturalmente, non è scontato, soprattutto nella società di oggi, ok? Quindi respirazione di pancia, riempiamo la pancia, riempiamo poi il petto e queste respirazioni devono essere lente, noi possiamo anche contare dentro di noi, per esempio possiamo fare per iniziare delle respirazioni di 4 quarti, quindi all'inspirare io conto fino a 4 con la mia testa, poi trattengo e conto fino a 4. E butto fuori con la bocca contando fino a 4 e possiamo iniziare facendo questa respirazione per almeno 4 volte. Quindi vi chiedo di mettervi seduti comodi e iniziamo a respirare. Quindi respiriamo con il naso, mettendo dentro l'aria, contando fino a 4, riempiendo la nostra pancia, 2, 3, 4, trattenendo, 2, 3, 4. E buttando fuori con la bocca 2 3 4. Quando buttiamo fuori rimaniamo un attimo fermi contando fino a 4 e poi di nuovo riportiamo dentro. Quindi tratteniamo 2 3 4. Tratteniamo di nuovo 2, 3, 4 e di nuovo dentro. Facciamo altre due volte. Tratteniamo 2, 3, 4 e contiamo fino a 4 e buttiamo fuori con la bocca. Poi tratteniamo 2, 3, 4. Potete tenere gli occhi aperti oppure chiuderli se vi fa più comodo. Sono avvicinata un po'. E in questo modo incominciamo a connetterci con il nostro petto. Quindi portiamo la nostra attenzione nel nostro petto e iniziamo a respirare in questa modalità di 4 quarti dal nostro petto. Io vi scandisco se volete. E quindi portiamo la nostra attenzione al petto e respiriamo con il nostro cuore, contando fino a 4. Inspiro con il naso. 3, 4, trattengo, 3, 4, butto fuori con la bocca, 3, 4, trattengo, 2, 3, 4 e di nuovo inspiro. E cercate di contare a vostro ritmo, ma lentamente, e se riuscite a rallentare un pochino, perché più noi riusciamo ad andare dentro, al nostro cuore più i tempi sono dilatati, sono lenti e quindi respiriamo almeno 3 o 4 volte con il nostro cuore. Iniziamo a sentire nel nostro cuore uno spazio che si crea. È possibile iniziare a percepire, sempre continuate a respirare lentamente, che nel nostro cuore si crea uno spazio dove ci possiamo rilassare,
dove siamo in contatto con noi stessi, dove tutto rallenta, anche la mia voce rallenta, e ci sentiamo a casa in questo rallentare, e ci sentiamo che ci stiamo rilassando in questo rallentare. E iniziamo a portare l'attenzione nel nostro cuore, che ha bisogno di essere visto. Ha bisogno di smettere di cercare di essere visto fuori, ha bisogno di essere visto da noi, di essere ascoltato da noi, di entrare in questa empatia con noi stessi. Vi chiedo di continuare a respirare, stando anche molto attenti di riempire la pancia, che ci permette di rallentare. E la pancia si incomincia a mettere in contatto con il nostro cuore. Questa respirazione diventa lenta, diventa profonda. I polmoni si riempiono completamente di aria. Lasciate il contare e semplicemente trovate un ritmo vostro dove vi state rilassando nel vostro cuore. Questo cuore che ha bisogno di respirare, di espandersi nel nostro petto, portando la nostra attenzione. Ed è possibile che vi serva fare questo rumore con la vostra respirazione, perché porta la mente a non fuggire dal momento presente. E continuiamo a tenere la nostra attenzione nel petto mentre respiriamo. Semplicemente, se passa un pensiero, lo osservate, non lo giudicate, fate passare. Esistono i pensieri, certo, siamo fatti di mente. Non siamo vuoti completamente, il vuoto lo dobbiamo coltivare. Prima di arrivare lì, continuiamo a respirare e a sentire che esistono i pensieri, che esistono magari i dolori nella schiena, nelle gambe, che ci vogliono distrarre. E ogni volta che appare una distrazione, semplicemente la osserviamo e la lasciamo passare e continuiamo a ritornare al nostro respiro. E osservando il nostro cuore, portando la nostra attenzione al nostro cuore, iniziamo a percepire uno stato di calma che ci mantiene connessi a questo spazio che abbiamo dentro. E continuiamo a respirare in questo spazio e vi chiedo, in questa respirazione, in questa attenzione al cuore, di ricordarvi di un momento nella vostra vita in cui vi siete presi cura di qualcosa o di qualcuno, in cui avete sentito amore. Nel momento in cui vi prendevate cura di vostro figlio, del vostro compagno, della vostra compagna, di un fiore, del vostro giardino, guardavate o contemplavate un tramonto, in quel momento richiamate quella sensazione d'amore, di donare quell'amore a qualcuno o a qualcosa che avete sentito, e continuate a respirare invocando e sentendo questo prendervi cura, nell'amorevolezza che c'è quando un essere umano si prende cura di un qualche cosa che ama, e portate quella sensazione dentro di voi e la respirate. Iniziate a sentire, a percepire in tutto il vostro corpo
se riuscite ad espandere quella sensazione di prenderci cura di qualcosa o di qualcuno, quel senso di amorevolezza, quell'amore profondo che si sente quando ci prendiamo cura. Iniziamo ad espandere quel senso di amorevolezza, quel senso di compassione, quel senso di amore per qualcosa, per qualcuno, per gli altri, per la natura, per la terra. Iniziamo ad espanderlo in tutto il nostro corpo, a respirarlo e attraverso la respirazione lo portiamo a tutte le nostre cellule del nostro corpo. E possiamo visualizzare quella persona, quella situazione e attivare dentro di noi quel sentire, quella cura, quell'amore che l'essere umano prova quando si prende cura di qualcosa, di qualcuno a cui vuole bene, che ama profondamente. E una volta che lo abbiamo espanso a tutto il corpo, ci sentiamo in contatto con quella sensazione e continuiamo a respirare in questa sensazione. Vi chiedo di visualizzare tutta l'umanità, la terra, e a diffondere intorno a voi quella sensazione di prenderci cura, di prenderci cura degli altri, di qualcosa che amiamo, e portiamo questa energia di amore, di cuore, con questo cuore espanso, con questo cuore aperto nel respiro, a tutta l'umanità. E possiamo iniziare a visualizzare intorno a noi, a percepire intorno a noi tutte le persone, magari potete iniziare da quelle conosciute, cui volete bene, che volete invitare a ricevere questa energia, ad essere parte di questa energia, sempre se vogliono. E poi iniziare ad immaginarvi tutto il resto dell'umanità, anche se non li conosciamo, anche loro sono umani, anche loro hanno un cuore, anche loro sentono come noi. E li portiamo nella nostra meditazione, nella nostra coerenza cardiaca e iniziamo a percepire come fuori di noi si espande questa sensazione di amorevolezza, questo allineamento con il nostro cuore, nel prenderci cura. Rimaniamo qualche minuto a trasmettere tutto questo a tutta l'umanità. E in questa visualizzazione ognuno ha proprio ritmo, mi raccomando di continuare a respirare profondamente, può anche girare un po' la testa, non importa, rimanete fissi e centrati in questo, in questa pratica, non succede niente, è normale. E piano piano, con gli occhi aperti, iniziate a contemplare intorno a voi il vostro spazio, mantenendovi in questa energia, e portare nelle vostre case, nella vostra stanza, questa energia che rimarrà con voi, e
Provate a osservare se da questo spazio che abbiamo coltivato l'osservazione di ciò che avete intorno è diverso. La percezione aumenta, aumenta la chiarezza mentale, aumenta la vista, aumenta la memoria attraverso questa pratica, aumenta l'intuizione, aumenta l'empatia. Piano piano ritornate presenti. Osservate come vedete sono 10 minuti al giorno. È una pratica semplicissima che potete fare quando volete, che vi porta in contatto, vi porta a rallentare finalmente, a sentire quello che abbiamo dentro, no? Molte persone mi dicono che fanno fatica ad ascoltarsi, a sentire ciò che hanno dentro. Questo accade perché andiamo troppo veloci, la mente va molto veloce, il cuore va lento, va lento, i tempi sono altri. E vi ricordo veramente che è semplice, non c'è niente di complicato quando si parla di cuore, è tutto semplice. Non ci dobbiamo riempire la testa con concetti quantici e iper smodati, è tutto semplice quando torniamo nel cuore, estremamente semplice ed estremamente lento. E spesso noi vorremmo fare tutto veloce, no? Perché la società va veloce, perché l'energia va veloce. L'energia va veloce, è vero, ma se vogliamo radicarla dentro di noi abbiamo bisogno di coltivare questo spazio. Bene. Io vi ringrazio. Voglio dire l'ultima cosa rispetto alla motivazione per cui sono iniziate queste meditazioni. I ragazzi ve l'hanno sempre spiegato, questi 180 giorni in cui la frequenza planetaria sarebbe stata molto più sollecitata. È chiaro che il cambio di frequenza non avviene in 180 giorni. Il problema degli esseri umani, perché siamo umani appunto, è proprio quello di adattarsi a una nuova frequenza, ok? E il problema non è della Terra, il problema è nostro, nel senso che noi facciamo fatica a far entrare delle nuove energie perché dentro di noi abbiamo una struttura mentale, emotiva, fisica che si deve adattare a un qualche cosa di nuovo. Quindi non è che per forza in questi 180 giorni devono accadere cose eclatanti, nonostante che per fortuna in Italia ancora siamo in protezione, nel senso che non è accaduto nulla di eclatante a livello naturale, a livello diciamo proprio di natura, quindi terremoti, quindi vulcani, quindi nonostante ci sia un'attività vulcanica e geologica molto attiva, non, al momento in Italia non è stato il punto cruciale, però sappiamo che in Sud America, in America, in Oriente ci sono continuamente delle scosse molto forti. Sappiamo che in Siberia ci sono 25 gradi al momento e questo sta sciogliendo completamente tutti i ghiacciai, quindi sappiamo che siamo un collettivo e siamo tutti uniti, quindi non è che quello che accade in Australia o in Siberia non ci influenza a noi, è un'influenza probabilmente che accade in un modo più sottile, ma abbiamo bisogno di unirci, quindi le meditazioni sono proprio volte a creare degli spazi che siano semplici. Adesso stamattina è stato un pochino più lungo del solito perché vi ho raccontato delle cose, ma di solito saranno corti e saranno semplici proprio perché sempre più persone potranno partecipare. Abbiamo bisogno di creare in questo cambio di frequenza planetaria, mettere a coltivare questi semini, quindi non solo più a inserirli perché li abbiamo già dentro, ma abbiamo bisogno di farli germogliare con delle azioni, come ho detto all'inizio, che si manifestino nel nostro quotidiano, altrimenti non cambierà mai nulla e staremo sempre solo parlando a vanvera. È ora di smettere di parlare e fare delle cose concrete. Quindi vi invito e vi chiedo veramente, non è uno spazio dove io voglio parlare di me e delle cose che faccio, ma è uno spazio per tutti quanti. Quindi vi dico anche sinceramente, se qualcuno vuole partecipare e si sente in grado e
capace di condurre le meditazioni la domenica mattina, mi potete contattare perché io sarò estremamente contenta di farvi partecipare. I ragazzi dell'Accademia, l'Accademia è nata per creare uno spazio, un punto di riferimento che, tra l'altro, in questi 2 mesi i ragazzi sono stati molto seguiti, comunque sia, non perché noi avessimo delle particolari risposte a quello che stava accadendo, ma perché ci siamo uniti diverse serate, abbiamo fatto insieme delle pratiche, degli scambi anche di visioni del nostro sentire, no? Che ci è servito per sentirci accompagnati e non soli, non siamo soli. Siamo tanti e abbiamo bisogno di unirci in azioni concrete. Quindi l'Accademia nasce come Semi di Luce Blu proprio con questo intento che vi dicevo prima, che è sempre stato nel mio cuore e mi auguro finalmente che l'energia sia pronta per tutti noi per crearlo insieme, insieme. Insieme vuol dire fare le cose insieme, non ognuno per conto suo, tirando la carretta un po' di qua, un po' di là, e alla fine la direzione non è mai chiara e ci perdiamo in tutto questo. Ok, no, non vi prendo più tempo, è domenica mattina, sono le 9:45, è quasi un'ora che vi tengo qua. Scusate se mi sono un po' dilungata, ma ci tenevo a fare il punto della situazione, quindi continueremo le meditazioni tutte le domeniche mattina alle 9. E i ragazzi, grazie per essere stati qui tutti quanti stamattina. Il video ovviamente rimarrà registrato, quindi lo possiamo condividere anche in altri momenti. Magari più persone risuonano con quello che ho detto, con quello che stiamo condividendo, e magari domenica prossima ci saremo un po' di più. Grazie a tutti, veramente siete fantastici. E vi risponderò magari se avete delle domande direttamente sul Facebook, così non vi prendo ulteriore spazio. E a presto.